scusate per il ritardo. Uno degli appunti dove ci sono stati fatti. Quando ci vedono ci saluta la casa, perché lei non capisce bene l'italiano, quindi non va. Io rimango convinto che ci sia un punto di partenza che non necessariamente è corretto, eppure è il caposaldo di tutte le accuse, quantomeno il caposaldo tecnico di tutte le accuse che vengono mosse al mio assistito e ai due cosiddetti cugini, Gisadi Ikram e Nomanullah. Ovvero sia, questo caposaldo è rappresentato dall'orario delle immagini del sistema di videosorveglianza dell'azienda agricola Bartoli, che non credo sia un caposaldo tecnicamente riscontrato. È certo che quel sistema di videosorveglianza a tanto voler concedere fosse mal tarato, perché veniva sospesa la registrazione ogni notte, ed è altrettanto certo che l'altro, quello limitrofo dell'abitazione privata, non faccio il nome per ovvi motivi dell'intestatario, fosse un orario invece completamente sbagliato. Le domande che ho fatto l'udienza scorsa relative all'orario in cui si vedono partire il 1° maggio i coniugi Abbas diretti a Malpensa, credo possano essere la miglior prova che le mie supposizioni circa l'erroneità dell'orario riportato dal sistema di videosorveglianza Bartoli sia sbagliato. E non è particolare da poco, perché quelle sono le ultime immagini che riproducono in vita la povera Saman, la povera vittima. E quindi sono decisive per stabilire chi possa avere partecipato all'efferato crimine.